siamo in compagnia di Dario Mastucco, amministratore di Alfieri, questa azienda alimentare che si occupa appunto di produrre e distribuire prodotti alimentari. Ma come è cominciata la storia di Alfieri? Allora, la storia di Alfieri inizia nel 1972 grazie appunto a mio papà Mastucco Domenico, che prende appunto il nome dell'azienda del nostro paese, che è Magliano Alfieri, e appassionato appunto di prodotti alimentari inizia a distribuire salumi, formaggi e prodotti della zona tipici. Nel 1995 Mastucco Domenico, assieme comunque ai due figli che sono io, Mastucco Dario, e mia sorella Elena, abbiamo iniziato a produrre le tagliatelle che già nostra nonna comunque ce le faceva di domenica, quindi abbiamo continuato una tradizione familiare e da lì è nato appunto il nostro primo pastificio, quindi abbiamo iniziato a produrre le tagliatelle tipiche di Alba, che sono i cosiddetti tagliarini, che hanno subito fatto successo sia nella nostra zona che anche un po' nel nord Italia, perché comunque è un prodotto che ormai si conosce un po' dappertutto. Dopo le tagliatelle abbiamo iniziato a allargare la gamma di prodotti, aggiungendo comunque con le salse, diciamo sughi un po' particolari, sempre molto artigianali, che si abbinano bene con le tagliatelle, circa 500 prodotti a marchio Alfieri, che completano una gamma importante di prodotti comunque sempre di qualità legati al territorio piemontese. Approfittiamo del fatto che siete un'azienda alimentare per farci spiegare proprio da degli addetti che cosa vuol dire, che cos'è l'HACCP, perché magari se ne sente parlare ma non tutti sanno effettivamente in che cosa consiste. Sì, l'HACCP è un manuale che negli ultimi anni abbiamo sentito parlare un po' più in modo frequente, e questo manuale appunto ogni azienda deve scrivere, deve illustrare il modo in cui opera, il modo in cui gestisce l'arrivo dei prodotti, lo stoccaggio, lavorazione delle materie prime, e la cosa fondamentale appunto anche la pulizia, che comunque nell'ambiente alimentare è molto importante. Sono tutte cose che vanno scritte su questo manuale, in modo che quando ci sono i controlli degli enti competenti, quindi l'ASL, che vengono a controllare le aziende, uno deve comunque far vedere il lavoro che ha fatto e presentare le aziende in modo sano e in modo pulito. Abbiamo parlato di HACCP, ma la qualità per voi non si esaurisce qui ovviamente, insomma qual è la qualità per Alfieri? Per quanto riguarda la produzione del pastificio Alfieri, siamo andati oltre l'HACCP, anche comunque avendo fatto nel 2008 una ristrutturazione del pastificio sia a livello di macchinari che a livello anche di struttura. Ci siamo certificati prima ISO 9000 e adesso entro l'anno 2013 otterremo la certificazione BRC, lavorare in modo molto attento, avere comunque dei macchinari adeguati per il controllo anche della qualità. Sicuramente l'igiene e la pulizia sono sempre in primis come rispetto, e queste certificazioni comunque ci permettono di poter lavorare sia con i gruppi italiani e anche verso l'estero, perché comunque sono certificazioni che vengono richieste molto all'estero. Nonostante la crisi, voi siete un'azienda in espansione, infatti mi aveva accennato precedentemente che state puntando all'estero in modo preponderante. E da alcuni anni abbiamo iniziato a affacciarci sull'estero, quindi abbiamo iniziato, sicuramente l'Europa, che è la più vicina, parlando quindi di Svizzera, di Francia, di Spagna, di Germania. E negli ultimi due anni invece abbiamo lavorato bene anche con l'Est Europa, che comunque sono paesi che hanno iniziato anche a apprezzare la qualità tipica italiana del Piemonte, di tutta l'Italia, anche vini e altre cose. E poi invece diciamo che in America è il nostro cavallo di battaglia, perché comunque abbiamo iniziato con dei gruppi importanti che hanno apprezzato i nostri prodotti, e lo stesso anche Italy, che grazie a loro hanno fatto questa bellissima apertura di New York, noi essendo presenti con un bello spazio con i nostri prodotti ci ha dato la possibilità di essere ben visti e ben conosciuti anche in questi paesi. Viene percepito all'estero il Piemonte o ci si limita ad apprezzare il Made in Italy? Diciamo che il Piemonte ha una bella visibilità all'estero, perché comunque sia per i vini che per comunque la tradizione culinaria, quindi ha una bella visibilità. Quando uno parla di Alba all'estero è una città che viene subito riconosciuta, viene subito pregiata per le sue buone qualità di food, di cibi, di vini.